Sì, sicuramente sì, sono due giocatori con prospettive importanti, sia Rocchi che Matino. Matino col vizietto del gol, sicuramente, e Rocchi che cresce piano piano perché sono giovani, però io dico che sono due giocatori che possono fare il caso della velina, e due giocatori che hanno fame, che poi sono giocatori prima di tutto professionali e ragazzi per bene, li ho avuti io, li abbiamo allenati. Lì si vedeva subito. Rocchi ha giocato poco perché c'era l'esperto Mazzorati e giocava Matino in centrale, però dopo nei momenti di difficoltà, quando la Cavese poi alla fine giocava Rocchi insieme a Matino, hanno fatto una bella coppia centrale. Che tipo di calciatori sono? Sono due giocatori, prima di tutto di Rocchi, di grande fisicità, grande forza, grande potenza, mentre Matino è un giocatore più anche col vizietto di giocare palla a terra, gli piace tecnicamente, è un buon giocatore, però forte di testa, sempre nei momenti anche sulle palle da fermo, è uno che trova sempre il tempo giusto e infatti ha fatto anche qualche gol a Cava. In questi ultimi giorni si parla anche di Caturano, un altro ragazzo che tu conosci bene. Potrebbe fare il caso della velina anche lui. Magari, stasera abbiamo vinto un campionato insieme, 18 gol a Melfi, magari arrivasse ad Avellino, sarebbe un bel trio, Caturano, Matino, Rocchi sarebbe un bel trio per l'Avellino, perché sono tre, e poi Caturano è un grande giocatore sicuramente, non lo scopro io, un attaccante che se lo fai stare bene sicuramente ti risolverà parecchi problemi. Sì, Braglio conosce bene. Io lo conosco bene, bene, bene perché ti ho detto, mi ha fatto vincere un campionato, mi ha fatto andare in Lega Pro Unica col Melfi di Bitetto.